Tampone gratuito a coloro che si recheranno in visita nelle RSA, firmata oggi la delibera in Toscana. Mala gestione del Versil Park. Il vice sindaco di Massa Cella risponde: critiche infondate. Accesso alle case popolari. I sindacati chiedono lo stop ai vincoli incostituzionali. Carrara ha presentati i loghi del No Slot, un progetto per sensibilizzare sugli effetti del gioco d'azzardo. Consegnate le costituzioni ai diciottenni e diciannovenni, un primo passo per diventare buoni cittadini. A Montignoso aprirà breve il ristorante Creami Tu per ordinare tramite app. Buonasera a tutti, nuovo appuntamento con l'informazione di Antenna 3. I titoli li avete sentiti, sono quelli delle principali notizie di questa sera. Ma intanto riapriamo con i numeri della pandemia. Sono 392 i nuovi casi di positività da Covid-19 nella giornata odierna in Toscana. Sono 70 i nuovi casi nell'azienda USL Toscana Nord-Ovest, di cui 8 nelle Apuane, nello specifico 4 a Carrara, 2 a Massa, 2 a Montignoso. Per la Lunigiana sono 3 i nuovi casi, 1 ad Aulla, 1 a Tresana e 1 a Villafranca in Lunigiana. Si registra un decesso di un uomo di 57 anni nell'ambito territoriale di Massa Carrara. I ricoverati all'ospedale Apuane sono 33, di cui 4 in terapia intensiva. Sono stati effettuati nelle Apuane 266 tamponi molecolari e 48 test rapidi, mentre in Lunigiana 80 sono i tamponi molecolari e 4 i test rapidi. I guariti nella zona delle Apuane sono 22, come in Lunigiana. Nelle Apuane le vaccinazioni complessivamente effettuate sono 50.654 per le prime dosi e 24.933 le seconde dosi. La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è del 35,6%. Per la Lunigiana le vaccinazioni complessivamente sono 14.145 di prime dosi e 10.478 vaccinazioni effettuate nelle seconde dosi. La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino è del 36,3%. Oggi alle 17 si sono aperte sul portale regionale le agende per prenotare la vaccinazione per i nati nel 1980 e 1981, dunque per i 41 e i quarantenni. Continua inoltre l'apertura straordinaria del portale per i sessantenni, che potranno ricevere subito la prima dose del vaccino già nel fine settimana, da domani fino a lunedì 24 maggio. I nati dal 1952 al 1961 che si sono registrati sul portale online regionale entro oggi potranno quindi accedere alla somministrazione del vaccino già per questo fine settimana negli hub da loro stessi indicati. Per somministrare più dosi possibili e offrire a tutti i cittadini toscani la possibilità di accedere giornalmente ai posti rimasti in agenda, ancora disponibili per vaccinarsi per la prima dose, la Regione Toscana sta elaborando una nuova modalità di presentazione prenotando last minute, che sarà presentata nel dettaglio la prossima settimana. Come ha spiegato il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, si tratta di una nuova opportunità per i cittadini che volessero prenotare i posti rimasti disponibili all'ultimo momento per le successive 24 ore. Con questa iniziativa si vuole aumentare la capacità vaccinale per arrivare prima possibile all'immunità di gregge dell'intera popolazione toscana. Sentiamo il sindaco Francesco De Pasquale a Carrara che ci aggiorna sull'andamento della pandemia e delle vaccinazioni. Ascoltiamo. Secondo i dati dell'azienda USL Toscana Nord-Ovest, oggi abbiamo 153 casi attivi, 37 meno della scorsa settimana. Si tratta di 139 persone in isolamento domiciliare, 3 ricoverate e 11 in strutture sanitarie. Mentre nella nostra città circa il 35% delle persone ha ricevuto almeno una dose di vaccino, prosegue l'attività di somministrazione a Carrara Fiere. Con oggi si completa il percorso di prenotazione per gli over 40. Dalle 17 infatti possono fissare l'appuntamento per la vaccinazione i nati negli anni 80 e 81. Inoltre, ancora fino a domani, sabato 22 maggio,
gli over 60 avranno la possibilità di effettuare una prenotazione cosiddetta last minute e ricevere la prima dose entro lunedì 24 maggio. Si tratta di una misura che punta a incentivare chi in questa fascia d'età non si è ancora attivato per la vaccinazione. Al momento non sono previsti appuntamenti per le persone sotto i 30 anni. Dalla Regione Toscana fanno sapere che la campagna prosegue in base alle direttive del commissario straordinario per fasce di età e gravi patologie. Con l'accelerazione della campagna vaccinale e la flessione di decessi e di contagi, l'ultimo decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha ulteriormente allentato le misure restrittive. Il coprifuoco è passato dalle ore 22 alle ore 23. Dalla prossima settimana, in particolare da lunedì 24 maggio, le attività delle palestre potranno ripartire, ovviamente in conformità ai protocolli e alle linee guida. Per il mese di giugno sono inoltre già state annunciate nuove riaperture, di cui ovviamente vi daremo notizia. Tutte queste notizie confermano che sicuramente il trend è in miglioramento e che possiamo tornare ad assaporare una maggiore libertà, ma sempre con prudenza. Certo, per parlare di ritorno alla normalità è ancora presto. Tampone gratuito per coloro che si recheranno in visita presso una struttura residenziale. È stata firmata oggi la delibera della Giunta regionale toscana per coloro che non sono vaccinati o negativizzati. Se ne è occupata Alice Spadoni. Tampone gratuito per coloro che sono intenzionati a recarsi in visita presso una struttura residenziale o RSA. Un sostegno concreto per agevolare le visite a parenti e amici. È questa la delibera firmata oggi dalla Giunta regionale, grazie alla quale coloro che ancora non risultino vaccinati o negativizzati potranno effettuare un tampone gratuito. In questo modo potrà essere rispettata una delle tre condizioni necessarie per l'ingresso in una RSA, e cioè l'avvenuta vaccinazione o la guarigione dal Covid, o appunto un tampone molecolare antigenico rapido di terza generazione effettuato entro le precedenti 48 ore con esito negativo. Nei prossimi giorni la procedura per l'accesso gratuito al tampone sarà messa a punto e tutti gli aggiornamenti utili per le strutture saranno pubblicati sul sito della Regione. Familiari e amici che intendono visitare un ospite dovranno dunque formulare la richiesta del tampone alla struttura nel momento in cui si attiveranno per prenotare la visita. Un referente della struttura, autorizzato dalla Regione Toscana, invierà loro un codice tampone con il quale potranno prenotare il tampone ed effettuarlo gratuitamente. Alle strutture residenziali che non saranno in grado di effettuare tale inserimento, sarà fornito riferimento cui indirizzare i familiari visitatori per la richiesta del codice. L'accesso gratuito al tampone potrà avvenire per un massimo di 2 volte al mese. Con la stessa delibera, presentata dall'assessore regionale alle politiche sociali Serena Spinelli, sono stati approvati anche gli elementi essenziali per la predisposizione del patto di condivisione del rischio, e cioè di quel documento che dovrà essere sottoscritto da parte dei visitatori all'ingresso nelle residenze assistite e nelle strutture di lungo degenza. Il patto stabilisce gli impegni reciproci di strutture e ospiti in visita affinché vengano rispettate tutte le misure legate all'emergenza Covid-19. In particolare, il visitatore sarà tenuto a prenotare l'incontro, a fornire le informazioni circa la presenza di sintomi riconducibili al Covid e non presentarsi in caso di febbre o altri sintomi simili influenzali. Inoltre, durante la permanenza in struttura, il visitatore sarà tenuto al rispetto delle regole previste dalla struttura, quindi l'utilizzo dei dispositivi di protezione, il lavaggio delle mani con l'utilizzo di gel e infine ad evitare l'introduzione di qualsiasi oggetto o alimento se non in accordo con la struttura. L'Associazione Farmacisti Volontari per la Protezione Civile ha messo a disposizione i suoi volontari nell'ambito della campagna vaccinale regionale Covid-19 in un momento in cui è questa la priorità per la collettività. Presso gli hub e le strutture vaccinali toscane, infatti, sono adesso operativi anche un centinaio di farmacisti, circa 20 a Massa Carrara, selezionati come vaccinatori e reduci da un recente corso specifico abilitante. In campo con infermieri e medici in questa fase di emergenza. L'Ordine dei Farmacisti della provincia di Massa Carrara ha quindi voluto ringraziare i tanti professionisti che tra i suoi iscritti si stanno mettendo a disposizione di questa iniziativa.
Le critiche sulla mala gestione del Versil Park sono ingiustificate. Alza la voce il vice sindaco di Massa Andrea Cella in risposta alle recenti affermazioni dell'onorevole del Partito Democratico Martina Nardi. Il servizio e le interviste di Rocco Lanza. L'area del Versil Park è tenuta molto bene. Risponde così il vice sindaco di Massa Andrea Cella alle critiche mosse negli ultimi giorni dall'onorevole del Partito Democratico Martina Nardi in merito alla riqualificazione del parco di Via Fescione. Durante il sopralluogo effettuato questa mattina, il vice sindaco ha evidenziato che si tratta di un'area ben gestita, pronta per essere rilanciata e per ospitare i tanti turisti estivi che affolleranno la nostra riviera. La zona del Versil Park, ha affermato Andrea Cella, tornerà ad essere uno spazio accessibile a tutte le famiglie. Come amministrazione dobbiamo assolutamente congratularci con chi lavora per rilanciare parte del nostro territorio. Io sono venuto perché pensavo di aver preso una botta in testa e sono venuto perché ci passo da questa zona, mi sembrava che fosse la realtà ben diversa e quindi devo congratularmi con il lavoro dei nuovi gestori che mi sembra tutt'altro che degradante. Quindi ecco, pongo anche un invito a tutti, alla politica tutta, non solo all'onorevole Nardi che è uscita in modo scomposto criticando questa zona in modo ingiustificato, di stare attenti, dato che l'onorevole Nardi diceva che vorrebbe essere smentita, ecco, la smentiamo, l'area del Versil Park è tenuta molto bene, io devo dire riqualificata completamente ed è pronta per accogliere cittadini e turisti e quindi ecco, mi sembra strano che si faccia della campagna politica su questioni che poi insomma, riguardano delle famiglie, dei redditi e soprattutto un indotto molto importante come quello turistico. Un'area che riguarda sia il parco ma anche la zona in generale. Sì, esatto, perché comunque qua si offrono dei servizi, si offrirà delle attrattive e tornerà a essere un'area accessibile a tutte le famiglie, quindi noi come amministrazione non possiamo che fare un plauso a chi in questo momento un'attività privata, su un suolo privato, riesce però a rilanciarla in questo modo e confidiamo che possa essere un servizio in più per togliere dalla situazione di degrado quest'area che era un degrado di cui viveva da anni e quindi un servizio in più per tutti. Alla visita era presente anche il gestore Stefano Franchi. Per lui l'obiettivo è quello di riportare il Versil Park alle origini e ai fasti di un tempo. Noi nell'ultimo anno e mezzo abbiamo ripulito tutta l'area, abbiamo rimesso in sicurezza tutto quello che era il degrado, dunque smaltito, ripulito, risistemato le potature delle piante. Dunque l'area adesso è fruibile, in sicurezza. Per fortuna abbiamo avuto l'aiuto da parte di tutti gli organi coinvolti, dal comune al SUAP, alla prefettura, l'ASL, i vigili del fuoco con i quali stiamo facendo un lavoro quotidiano per trovare un modo di rendere quest'area sicura e fruibile per tutti. Per questa stagione saremo pronti con una parte del progetto, anche perché il progetto è molto ampio, si sviluppa su un'area di 25.000 metri, dunque un'area particolarmente impegnativa, però quest'anno offriremo già una parte di attrattive per bambini più piccoli, dunque gonfiabili piuttosto che le giostrine, piuttosto che cose di questo genere qua, una parte di parco avventura che verrà realizzato, e poi vabbè, i servizi accessori tipo la pizzeria. Un'altra cosa alla quale teniamo, stiamo ristrutturando, risistemando alcune zone tipo il campo da basket che abbiamo qua, che lasceremo ad accesso libero anche per dare alla comunità una zona di aggregazione per i ragazzi, una zona di accesso libero dove uno può entrare tranquillamente senza spendere un euro e giocare a basket piuttosto che tirare due calci a un pallone. Forza Italia di Massa si è espressa in merito alla raccolta differenziata dopo aver visto le strade del lungomare diventare l'esposizione dei nuovi bidoni dei privati. Forza Italia chiede dunque un immediato intervento della Giunta e del delegato alla costa per far sì che si stipuli un migliore protocollo d'intesa con tutti i privati che gestiscono ristoranti, bar o stabilimenti sul lungomare.
per ripristinare il decoro. Come ha infatti spiegato Forza Italia, i bidoni della differenziata si devono portare in strada prima del passaggio prestabilito dall'ASMIU e poco dopo lo svuotamento devono essere riportati all'interno della propria attività. L'associazione Assiolo ha richiesto al sindaco di Massa Francesco Persiani il ripristino dei giardini botanici realizzati negli anni 80 nei bagni comunali Trabucco e Tiro al Volo o Barumba. Come si legge in una nota, l'associazione si batte da anni per bloccare i parcheggi abusivi che hanno preso il posto di fiori e piante, arrivando persino a parcheggiare sulla spiaggia dell'ex bagno della polizia. Stop al vincolo di residenza di 5 anni in Toscana e all'obbligo per gli stranieri di presentare documenti sulla propria patria. Sono queste le richieste dei sindacati della Toscana in merito al regolamento per l'accesso alle case popolari. Cancellare dal regolamento regionale per l'accesso agli alloggi pubblici il vincolo della residenza di 5 anni nella regione e l'obbligo per gli stranieri di presentare documenti del paese di origine attestanti l'assenza di proprietà immobiliari. Sono queste le richieste che CGIL, CISL, UIL, SUNIA, SICET, UNIAT e Unione Inquilini della Toscana hanno avanzato tramite una lettera al Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, all'Assessore regionale Serena Spirelli, al Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, al Presidente della Terza Commissione del Consiglio regionale Enrico Sostegni e ai capigruppi del Consiglio regionale. Una richiesta che si basa su 3 sentenze della Corte Costituzionale che vanno in quella direzione. È ritenuto illegittimo e incostituzionale, infatti, il requisito temporale della residenza ultraquinquennale come condizione di accesso per l'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica, nonché discriminatorio il duplice onere documentale aggiuntivo per i cittadini degli stati non appartenenti all'Unione Europea. I sindacati della Toscana hanno dunque ribadito l'urgente necessità che il Consiglio regionale emandi la legge regionale nelle parti già dichiarate legittime, conformandola alle prescrizioni della consulta, al fine di evitare che i requisiti contenuti nei bandi comunali di prossima uscita per l'assegnazione di abitazioni di edilizia residenziale pubblica possano essere oggetto di richieste di declaratoria di incostituzionalità. Questa situazione di stallo sta causando gravi danni e preoccupazione alle migliaia di famiglie toscane di lavoratori e pensionati che versano in stato di precarietà abitativa e che confidano in una soluzione abitativa pubblica a canone sostenibile, concludono i sindacati. Occorre continuare ad assicurare un sistema di edilizia pubblica equo e accessibile a sostegno dell'emancipazione sociale ed economica di migliaia di famiglie toscane. Il Parco Falcone Borsellino a Marina di Carrara ospiterà lunedì prossimo 24 maggio a partire dalle 11 la commemorazione delle stragi di Capaci e di Via D'Amelio, promossa dall'amministrazione comunale per ricordare Paolo Borsellino, Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, le donne e gli uomini delle loro scorte. L'iniziativa è stata portata avanti per molti anni dall'Istituto Comprensivo Tagliercio e successivamente dall'Associazione Chiama Carrara, che sarà presente alla cerimonia assieme ai rappresentanti della Fondazione Antonino Caponnetto. E a Carrara sono stati presentati i loghi del progetto No Slot, un percorso realizzato in sinergia da 3 scuole del comune per sensibilizzare sugli effetti del gioco d'azzardo. Sono stati presentati i loghi del progetto No Slot, il percorso di sensibilizzazione sugli effetti del gioco d'azzardo realizzato in sinergia tra il Comune di Carrara, SERD, il Liceo Artistico Artemisia Gentileschi, l'Istituto del Marmo Pietro Tacca e la Scuola Secondaria di Primo Grado Leopardi. Ieri, nei locali affidati all'Istituto Tacca attraverso il progetto Carrara Sicura, è stato presentato il percorso sulla ludopatia, avviato con la conferenza tenuta da Maurizio Varese del SERD di USL Toscana Nord-Ovest. Partendo da questo incontro, i ragazzi del Liceo Artistico Gentileschi hanno inserito nel percorso di educazione alla pari le informazioni acquisite e rielaborandole e trasferendole agli studenti della Scuola Media Leopardi durante le ore di lezione che hanno organizzato e gestito come veri e propri docenti. Assieme a loro hanno poi disegnato i bozzetti dei loghi di riconoscimento delle attività senza slot machine, no slot appunto. I bozzetti sono stati riprodotti in creta, colorati e poi consegnati agli studenti del Tacca che li hanno scolpiti nel marmo. Un grandissimo lavoro che ha visto coinvolti e collaborare ragazzi di vari istituti e di differenti età per un'iniziativa di sensibilizzazione sul problema del gioco ludopatico, una piega presente anche nel territorio di Massa Carrara.
I ragazzi, in questa fase del progetto, potranno ora suggerire i locali ai quali consegnare le targhe realizzate per concludere sempre assieme a loro questo percorso. La nuova presidente di Asso Tabaccai Confesercenti Toscana Nord è Alberta Carmone, che gestisce insieme al marito Gianni De Angeli la tabaccheria in via Eugenio Chiesa 27 a Massa. La nomina è arrivata in occasione dell'assemblea elettiva alla quale hanno preso parte il direttore generale Toscana Nord Miria Paolicchi e il coordinatore della categoria Adriano Rapaioli. L'assemblea elettiva ha provveduto anche alla nomina del vicepresidente Adriano Masoni, titolare della tabaccheria Pira di Pisa. Confartigianato di Massa Carrara ha voluto fare le congratulazioni a Dino Sodini per l'incarico di vicepresidente nazionale di Artigiancassa. Come ha spiegato Confartigianato, Sodini, ex presidente di CNA e della Camera di Commercio di Massa Carrara, di cui peraltro è diventato da poco commissario su nomina del Ministero dello Sviluppo Economico, si è sempre battuto per il bene del territorio apuano e per il rilancio della sua economia. Abbiamo qualche istante di pubblicità, poi torneremo per parlare della bella iniziativa di consegna della Costituzione. Le scelte di Puntelli Tour Expo Edition. 46 artisti in mostra, dei 90 scelti per l'esposizione universale a Dubai Abu Dhabi. Palazzo Ducale di Massa fino al 13 giugno 2021. La mostra è visitabile dal martedì al venerdì dalle 15 alle 18, sabato e domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19.30. È gradita la prenotazione con SMS o WhatsApp al 393 1215 542. Al termine della vita avremo cura dell'ultimo viaggio, con esperienza, dignità e rispetto. Onoranze funebri Salvatori. 340-188-6511.
Dunque, come vi accennavo prima della pubblicità, questa mattina sono state consegnate al Teatro dei Servi di Massa le costituzioni ai 18enni e 19enni. Per l'amministrazione si tratta di un primo passo per diventare buoni cittadini. Guardiamo. Questa mattina al Teatro dei Servi di Massa sono state consegnate dall'assessore all'istruzione Nadia Marnica le costituzioni italiane ai ragazzi di 18 e 19 anni. A presentare l'evento, cominciato sulle note dell'inno di Mameli, è stato il sindaco Francesco Persiani. Il primo cittadino massese ha voluto spiegare ai neomaggiorenni l'importanza fondamentale della Costituzione, simbolo del rispetto dei valori universali, la carta d'identità della nostra democrazia. Mi rivolgo alle giovani generazioni poiché rappresentano il futuro, ha affermato Francesco Persiani. Devono capire l'importanza di questo testo per focalizzare la loro attenzione sul rispetto dei diritti. Sulla stessa linea di pensiero è l'assessora all'istruzione Nadia Marnica. Anche per lei si tratta di un giorno importante per i ragazzi, un primo passo per diventare dei buoni cittadini. Sì, stamattina doniamo questo prezioso testo che ogni anno in realtà doniamo ai diciottenni, proprio perché il nostro auspicio è che possano tutti leggerlo e applicarlo anche nella loro vita, applicare i principi che sono contenuti nella Costituzione. Quindi secondo noi è una giornata molto importante. Peraltro sottolineo che quest'anno premiamo anche i diciannovenni, perché l'anno scorso purtroppo per loro è saltata la cerimonia e quindi anche il ricevere la Costituzione. Ma visto che è importante che l'abbiano tutti, abbiamo pensato quest'anno di convocare anche loro. Un evento importante anche per l'amministrazione che continua a stare vicino ai giovani. Sì, poi se lo chiede a me, che sono nel mondo della scuola da 40 anni oramai, per me i ragazzi sono una risorsa sempre e vanno accompagnati sempre. Quindi sì, assolutamente. La nostra amministrazione, con il sindaco Persiani in prima linea, infatti anche oggi ci sarà, partecipa attivamente alla formazione e alla crescita dei giovani. A conclusione delle consegne sono state premiate le disegnatrici delle copertine delle costituzioni, entrambe studentesse del liceo artistico Felice Palma di Massa. C'è tempo fino alle 14 di venerdì prossimo 28 maggio per presentare domanda per la selezione ad uno dei 41 posti disponibili nei 5 progetti di servizio civile della Regione Toscana. Sono 4 quelli presentati dall'azienda USL Toscana Nord-Ovest su tutto il territorio di propria competenza, quindi Massa Carrara, Versilia, Lucca, Pisa e Livorno. Il servizio civile ha una durata complessiva di 12 mesi che viene retribuita con un assegno mensile di 433,80 euro. I progetti presentati dall'azienda USL Toscana Nord-Ovest prevedono un impegno di 30 ore settimanali da effettuarsi nell'arco di 5 giorni, con l'obbligo da parte del volontario di partecipare alla formazione generale e specifica. Le domande potranno essere presentate esclusivamente online entro e non oltre il 28 maggio prossimo, accedendo al sito servizi.toscana.it. Ed ora l'appuntamento con la rubrica Dalla parte dei consumatori, realizzata in collaborazione con Confconsumatori. Come sapete, l'appuntamento è ogni venerdì all'interno del nostro telegiornale. C'è l'avvocato Francesca Galloni che illustra le varie iniziative nate proprio per tutelare i consumatori contro le truffe poste agli utenti e ogni altra attività tesa ad ingannare i consumatori. Dunque, vediamo questa sera di che cosa parliamo. Buonasera, l'argomento di oggi riguarda i buoni postali fruttiferi, perché la Confconsumatori ha già attivato da più di un anno una campagna, appunto, che si chiama Buono Tradito, che serve appunto per dare consulenza e assistenza a tutte quelle persone che sono titolari di buoni postali fruttiferi e che hanno necessità appunto di capire se possono appunto riscuotere l'importo appunto indicato nel buono e soprattutto qual è anche il conteggio degli interessi che gli spetta appunto loro, perché le problematiche collegate ai buoni postali
fruttiferi in realtà sono enormi, come abbiamo appunto potuto verificare nell'ultimo anno, perché molto spesso quando una persona scopre appunto in casa di essere titolare, di avere un buono postale perché ad esempio intestato a un decuius deceduto, oppure perché regalato magari da un parente e intestato appunto a se stesso, nel momento in cui si reca agli sportelli delle poste può tutto andare liscio, nel senso che le poste liquidano l'importo capitale e gli interessi, oppure ci possono essere delle problematiche relative al fatto che Poste soltanto al momento appunto della riscossione riferisce che in realtà il buono è prescritto perché aveva una durata inferiore rispetto appunto a quella che legittimamente il possessore riteneva fosse la durata del buono, oppure liquidano un importo inferiore e quindi di conseguenza abbiamo nell'ultimo periodo fornito appunto assistenza a tutte queste persone che avevano varie problematiche con i buoni postali fruttiferi. La novità dell'ultima settimana riguarda i buoni, in particolare i buoni postali della serie PQ, che sono una categoria di buoni che posseggono tantissime persone e che si sono trovate in difficoltà perché nel momento appunto della richiesta di liquidazione Poste liquida una somma, propone una somma nettamente inferiore rispetto alla somma prevista, soprattutto per il conteggio degli interessi che spettano ai titolari di questi buoni per il periodo dal 21esimo al 30esimo anno, trattandosi appunto di buoni che hanno una durata trentennale e di conseguenza questo perché nel momento in cui venivano appunto emessi i buoni della serie Q, all'epoca Poste continuava a emettere buoni della serie Q però su dei titoli della serie precedente P, con diritto quindi dei titolari di questi buoni ad avere una somma a titolo di interessi tra il 21esimo e il 30esimo anno finale di durata del buono molto superiore rispetto appunto a quello che liquida che offre Poste. Sulla scorta appunto di questo comportamento di Poste Italiane, tantissime persone si sono rivolte o ai tribunali oppure agli arbitrati, all'arbitrato bancario e finanziario per far valere i propri diritti. E la novità appunto dell'ultima settimana riguarda appunto il fatto che abbiamo ottenuto anche come associazione, come anche altre associazioni, tantissime pronunce favorevoli da parte dell'arbitrato bancario e finanziario, che ormai si può senza dubbio ritenere orientato a riconoscere a favore appunto dei titolari di questi buoni postali fruttiferi della serie PQ una somma a titolo di interessi tra il 21esimo e il 30esimo anno di gran lunga superiore rispetto appunto a quella liquidata e offerta da Poste. E di fronte a queste pronunce favorevoli dell'arbitrato bancario e finanziario, che sono dei termini che ovviamente non hanno carattere vincolante ma che nell'ottica appunto di un rapporto tra società appunto come Poste e cliente dovrebbero improntato appunto alla correttezza e alla buona fede, dovrebbero essere ovviamente adempiuti, abbiamo appunto registrato il comportamento di Poste Italiane, la quale si è rifiutata, stante le numerosissime pronunce che le danno torto, ad adempiere spontaneamente a questi dei termini, quindi costringendo le persone a rivolgersi a intasare sostanzialmente le aule di tribunali per far valere i propri diritti. E quindi come Confconsumatori abbiamo appunto inviato una lettera formale al Ministero appunto dell'Economia e delle Finanze a Poste Italiane per cercare di chiedere appunto dei chiarimenti e un intervento appunto anche del Ministero, e perché venga riconosciuto a coloro che hanno appunto avuto una determina favorevole dell'arbitrato bancario e finanziario il corretto adempimento da parte di Poste. Quindi per qualsiasi informazione sugli buoni postali di cui vi trovate in possesso potete rivolgervi ai nostri sportelli o agli altri sportelli delle associazioni dei consumatori sul territorio. Grazie e buona serata. Rubrica davvero interessante con i consigli dell'avvocato Francesca Galloni. Vento in arrivo sui crinali dell'Appennino tosco-emiliano a nord-ovest della Toscana. Lo stato di vigilanza emesso dalla Sara operativa della Protezione Civile regionale prevede infatti codice giallo, cominciato oggi pomeriggio intorno alle 17 fino alle 17 di domani, sabato 22. Per maggiori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare si possono trovare all'interno della sezione Allerta Meteo e potete andare sul sito della Regione Toscana. A Montignoso aprirà a breve un ristorante, Creami Tu, da un'idea di Luca Boncino e Fabrizio Tornabuoni, un locale 2.0 che permetterà di scegliere come, quando e quanto mangiare. È in arrivo a Montignoso Creami Tu, ovvero il ristorante che permette di scegliere come, quando e quanto mangiare.
Il ristorante è nato dall'idea di Luca Boncino, montignesino doc classe 1966, e di Fabrizio Tornabuoni, 41 anni, originario di Massa. Due opposti a tavola, hanno dichiarato i due soci, ma proprio per questo abbiamo voluto creare un qualcosa che potesse adattarsi alle esigenze e ai gusti di tutti. Come ha spiegato Boncino, stiamo parlando di ristorante a tutti gli effetti, con pranzi di lavoro all'interno del locale o con asporto in un qualsiasi orario compreso dalle 8 alle 16. Ma dal 1 giugno sarà attiva un'applicazione scaricabile da Play Store per Android e con QR code per iPhone dal sito www.creamitu.com, che permetterà di prenotare tutto ciò che si vuol mangiare. Si potranno scegliere i vari menu del giorno oppure comporre direttamente il piatto in base alle proprie esigenze alimentari e di tempo, di appetito ed eventuali intolleranze. Come ha spiegato Tornabuoni, Creami Tu nasce con la logica del fast food, ma con una particolare attenzione alla qualità unita alla libertà di scelta. Che ti piacciono piatti abbondanti, che ti piacciono abbinamenti fantasiosi, che tu sia a dieta o che tu segua regime alimentare particolare, ha spiegato Tornabuoni, ti trovi sempre comunque nel posto giusto, perché puoi creare i tuoi piatti scegliendo i singoli ingredienti tramite l'applicazione. Inoltre, grazie allo sviluppo di particolari linee di cottura, una persona che prenota può essere servita entro 5 minuti dall'ordine. Il 1 giugno, dalle 11.30 alle 15, si terrà l'inaugurazione del locale in via Nerino Garbuglio 113 all'interno del complesso La Rondina Montignoso e sarà possibile assaggiare i piatti e le composizioni gratuitamente. Ma non è finita, perché tra le novità delle prossime settimane è in arrivo anche la consegna a domicilio. Il nostro sogno, concludono i due soci, è quello di creare un franchising esportabile a livello internazionale. Questo modello potrebbe riuscire a creare numerosi posti di lavoro all'interno di un'idea innovativa e dinamica, proprio perché sempre più vicina alle esigenze del cliente. Un ristorante 2.0. Cantine Aperte torna in presenza nelle sue date tradizionali. In tutta la Toscana il celebre appuntamento per gli amanti del vino quest'anno sarà sviluppato in due fine settimana, quello del 29 e 30 maggio e dal 19 al 20 giugno. Il motivo conduttore scelto dal Movimento Turistico del Vino Toscana sarà Dante in Vigna per celebrare i 700 anni dalla morte del sommo poeta. Dal trekking alle merende in vigna fino alle degustazioni guidate con la lettura di Dante. Sono questi i programmi di Cantine Aperte in Toscana. Gli amanti del vino potranno passare su prenotazione una giornata di nuovo a contatto con il vigneto e con le cantine. I programmi di tutte le iniziative sono disponibili online sul portale mtvtoscana.com. L'ADIC Toscana, Associazione dei Consumatori APS, si è dichiarata soddisfatta del via libera della nuova class action che dopo numerosi rinvii e stop potrà essere attivata pur senza applicazione retroattiva per le condotte illecite commesse a partire dal 19 maggio. Proprio in concomitanza con l'entrata in vigore della legge, il Ministero della Giustizia ha attivato la piattaforma telematica che dovrà supportare il funzionamento del nuovo strumento processuale, garantendo l'agevole reperibilità delle informazioni contenute nell'area pubblica del portale. Sul portale dei servizi telematici PST del Ministero della Giustizia, nella specifica sezione Class Action, azioni di classe, sarà possibile consultare le azioni collettive iscritte nei registri e depositare le domande di adesione. Da inizio aprile il gestore idrico Gaia consente, collegandosi al sito istituzionale, di prenotare un appuntamento presso uno dei propri sportelli al pubblico presenti sul territorio per ottenere assistenza di persona su pratiche commerciali o informazioni sulla bolletta dell'acqua. Come ha spiegato Gaia in una nota, i numeri registrati dal nuovo servizio in poco più di un mese sono considerevoli. 1420 sono in tutto gli appuntamenti registrati dal portale da quando il servizio è attivo. Gli utenti si sono mossi in autonomia e solo il 19% ha richiesto l'intervento di una guida per la compilazione del modulo. L'applicativo è disponibile sul sito web istituzionale gaia-spa.it e da smartphone tramite app di Gaia. Il nuovo sistema di prenotazione online di Gaia è dunque orientato a favorire un'attenta programmazione degli accessi presso gli sportelli territoriali, nell'ottica di evitare code e assembramenti. Gli utenti che non utilizzano mezzi tecnologici potranno comunque prenotare il proprio appuntamento allo sportello chiamando l'800-22-3377, numero verde gratuito di Gaia per la consulenza.
E adesso diamo uno sguardo al tempo che farà domani il nostro bollettino meteorologico. Il meteo è presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. Previsioni per sabato 22 maggio. Nuvolosità bassa e stratiforme, temperature stazionarie, venti moderati, mare da poco mosso a mosso. Domenica 23. Nuvolosità variabile, temperature stazionarie, venti deboli, mare mosso. Giorni successivi. Molte nuvole con deboli piogge, temperature stazionarie, venti moderati, mare mosso. Per aggiornamenti, visitare il sito www.metapuane.it. Il meteo è stato presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. Via Marina Vecchia 5, ti aspettiamo! Tempo ancora instabile, un maggio davvero poco brillante, devo dire. Grazie per averci seguito, buona serata, appuntamento domani con un'altra edizione del telegiornale. Arrivederci.